Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di Don't Trip 2. Don't Trip 2 è un'antologia di cortometraggi horror thriller action prodotta da Home Movies in collaborazione con Luna e Fabio Chimenti di Mille Bolle Video. Ho già avuto modo di vedere la prima edizione di Don't Trip e devo dire che effettivamente era un prodotto molto amatoriale, ma non mi ero sentito di dare un commento totalmente negativo a questa operazione, perché sono convinto che i registi giovani che hanno talento possono iniziare con dei cortometraggi che non sono, diciamo, perfetti, non sono al 100% professionali, non sono riusciti totalmente, ma sono, diciamo, cortometraggi che servono per far venire fuori certe qualità. Ho avuto modo di conoscere la realtà di Luna e Fabio e devo dire che non mi aspettavo che fossero così tanto dentro al mondo del cinema underground italiano. Lo sono in un modo pazzesco. Sono proprio circondati da questo movimento di persone che girano film con i loro mezzi e con le loro idee e con le loro speranze. Luna e Fabio, per realizzare Don't Trip 2, hanno raccolto più di 200 cortometraggi. Quindi sono stati spediti più di 200 cortometraggi per arrivare a solo 7 cortometraggi. Solo due, purtroppo, di questi cortometraggi inviati erano di donne. In questo, per fortuna, ce n'è almeno uno. Immaginatevi la difficoltà di scegliere tra più di 200 cortometraggi, però anche la fortuna comunque di avere così tanto tra cui scegliere. Ovviamente molti non erano al livello che si cercava. Qui siamo di fronte a un prodotto che mi ha veramente sorpreso. Si capisce subito che qua ci sono dei talenti. 7 cortometraggi che nell'idea originale dovevano essere thriller action e secondo me invece sono horror thriller action, nel senso che alcuni cortometraggi sono piuttosto horror, e questo per me è un bene, perché così sono felice di poterne parlare. Quindi l'esperimento di Don't Trip 1 è stato utile e funzionale, perché ha portato a una seconda edizione di Don't Trip con un livello qualitativo pazzesco. Qui abbiamo dei mini film fantastici, alcuni di più, alcuni di meno, alcuni che veramente è un dispiacere pensare che iniziano e finiscano qua, perché ci sono delle storie che sinceramente mi sarebbe piaciuto vederle sviluppate di più, quindi in un lungometraggio o una serie TV. Sicuramente sorprendente l'opera prima di Giulio Manicardi, Like, un film tra quelli più horror dell'antologia. Davvero ti butta subito nell'azione pesante. Si parla di deep web, si parla di dark web, magari, ecco, si parla di dark web magari in un modo un pochino più torbido ed efficace rispetto alle baggianate che vediamo, diciamo, uscire dalle grosse produzioni di Hollywood. Qua c'è la malattia, c'è il sadismo, vendetta, c'è veramente tanta roba. Per essere veramente il suo primo cortometraggio, per me questo fa la strada. Poi c'è In Umbra Rose di Dario Almerighi. Qua cambiamo completamente stile, molto più sofisticata la regia, più curata nei dettagli. Il film si avvale pure di attori di teatro che gli danno quel sapore un pochino più professionale rispetto ad altri corti. Devo fare, me lo devo tenere in mano tutto il tempo. Poi c'è Persona, il cortometraggio di Dan Blasterio. E qua veramente la situazione... Qua vi vorrei parlare del fatto che poco dopo che è stato, diciamo, confezionato questo film, Dan Blasterio è stato contattato da Michael Bay. E voi direte, chi è Michael Bay? Michael Bay è il regista di tutti i Transformer, di Armageddon, quello con Bruce Willis, di Bad Boys, quello con Will Smith, una quantità di filmoni del, diciamo, mainstream del cinema. Dan Blasterio è stato contattato da Michael Bay per fargli da aiuto regista. Questa è la riprova del fatto che qua in questa collection abbiamo una serie di registi che hanno un potenziale, che sono, diciamo, dei piccoli talenti che un giorno potremmo vedere veramente dirigere film con dietro grandi produzioni e magari, chissà, un giorno anche vincere qualche premio importante. Davvero complimenti, senza nulla togliere a tutti gli altri registi comunque, perché questa è la riprova non per Dan Blasterio ma per tutto il lavoro che è stato fatto in questo film, il lavoro
Sì, di Dan Brasterio, ma di tutti i registi che devono sempre provarci e metterci il massimo dell'impegno e aspettare, insomma, che passi il treno giusto. E questo film contiene anche Persona, un cortometraggio action proprio. Non vi svelo quasi nulla delle trame, perché essendo cortometraggi con i loro colpi di scena non vorrei rovinarvi un po' troppo la visione. Poi abbiamo Sottopelle di Felice Antignani, che è un film amaro e disturbante per il tema trattato, perché parla del traffico di organi. È molto cinico, mi è piaciuto. Non è proprio horror, però lo è nelle intenzioni sicuramente, lo è nella crudeltà. Poi abbiamo il documentario di Ila Scattina, l'unica donna che è riuscita a entrare in questa antologia. Il suo corto si chiama Ila, perdonami per come lo pronuncio, Il gatto di Schröder, ed è una storia davvero simpatica. Insomma, mi è piaciuto il twist finale, insomma, come ti lascia un po' così, con l'amaro in bocca. Insomma, una storia molto carina sull'amore fraterno, diciamo. Bello il colpo di scena finale, molto divertente, intrattiene benissimo. Poi c'è il corto di Daniele Zinelli, che non voglio far finta di non conoscere. Lo conosco, non bene, eh? Lo conosco nel senso che l'ho conosciuto di persona, l'ho conosciuto su Facebook, poi di persona. Abbiamo parlato tanto, cioè abbiamo parlato non tanto, però solo di horror, di film. È il classico cinefilo che lo incontri e non riesce a fare d'altro che parlarci di film horror o di film, insomma. E lui faceva parte dell'antologia Don't Trip, nel primo prodotto che è stato lanciato dalla Movies, e il suo cortometraggio e quello di un altro erano forse quelli che mi avevano colpito di più. Mi ha fatto veramente impressione vedere il cortometraggio S su Don't Trip 2, perché c'è un'evoluzione inimmaginabile. Questo corto è molto tecnico, è curato in ogni minimo dettaglio, è bello esteticamente, è curata la regia, ogni dettaglio è curatissimo. L'attore principale è piuttosto bravo, è un professionista, si vede. Zinelli addirittura è sempre dentro ai suoi corti. Io tra l'altro lo ritengo proprio una faccia da attore. Quando l'ho conosciuto gli ho detto che secondo me doveva sempre recitare in sui film, perché lui ha proprio la faccia d'attore. Però oltre a avere una faccia, sta dimostrando di avere un potenziale pazzesco, veramente pazzesco. E il suo cortometraggio è veramente maniacale, e anche il tema del suo corto è abbastanza maniacale. Mi piace l'idea di fare il tifo per lui, ma anche per tutti gli altri che partecipano a questa antologia. Non vedo l'ora, insomma, di vedere come si evolveranno ulteriormente. Tutto dipenderà sempre da quanto noi ci sbattiamo per dare una chance al cinema italiano, no? L'antologia si chiude con il cortometraggio di Francesco Longo, Claustrofobia, un cortometraggio sicuramente meno tecnico, ma con delle idee brillanti. E devo dire che non vi voglio spoilerare il finale, ma ci sono un paio di intuizioni e di idee molto horror che mi è proprio piaciuto, mi ha proprio divertito, nel senso non che fa ridere, perché io mi diverto a vedere le cose macabre. È sicuramente tra i cortometraggi forse il più horror di tutti, e queste ideuzze che ho trovato nel cortometraggio le ho trovate molto di genere, e questo mi piace veramente tanto. Secondo me ha un grande potenziale in questo tipo di cinema, nel cinema, diciamo, fantastico, horror di genere, perché ci vuole quel coraggio nel proporre anche idee un po' assurde. La cosa interessante è che è stato fatto un lavoro molto, vabbè, a parte di selezione dei cortometraggi, molto bello, perché comunque immagino che non sia semplice scegliere cosa mandare avanti e cosa lasciare indietro. Però c'è stato anche un grande lavoro nel mettere in fila, diciamo, dare una forma a questa antologia, mettere in fila i cortometraggi in modo che ci fosse un percorso non troppo lento, non troppo veloce, insomma, che ci fosse una sorta di armonia, e che questa armonia ti portasse poi ad arrivare fino alla fine della visione di tutti e sette i corti. Insomma, che cosa vi posso dire di più? Come al solito non posso che fare i complimenti alla Home Movies, perché oltre a tutto il cinema gore, trash, super figo horror tedesco, pubblica anche film
interi, non solo antologie di indipendenti italiani. Quindi, cioè, ragazzi, sta facendo una roba che non gliene frega nessuno di fare. Perché? Perché si fanno meno soldi. E loro invece hanno un grandissimo coraggio e quindi spero che i soldi li facciano. Perché so che li useranno per il bene dell'umanità, no, dell'umanità, per il bene del cinema indipendente italiano. Complimentoni a On Movies, complimenti a Luna e Fabio per il lavoro svolto in questo prodotto. Trovate il link in descrizione per l'acquisto. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e soprattutto commentate, ditemi se l'avete visto, se vi è piaciuto, insomma, scrivetemi quello che vi pare. Vediamo al prossimo video.